Buongiorno ragazze, bentornate in un nuovo video. Allora, sono sudatissima, sono all'incirca le 11, oggi è domenica 22 maggio, quindi giorno prima della partenza, vi faccio vedere. Ho quasi finito tutte le borse. Non so se questo video uscirà da solo o sarà il continuo poi del vlog di domani, ma penso di sì per la partenza. Ho qui le ultime cose. E volevo insomma farvi vedere un po' come mi sono organizzata alla fine. Allora, adesso giro la videocamera così vi faccio vedere. Allora, cominciamo. Questa è la mia valigia, questa è quella di mio marito e questa è quella di tutti e tre i bambini, quindi ovviamente la più grande. Questo è uno zaino per Alex. Perché martedì, dove andiamo al mare, ci sarà la sua classe che andrà in gita al museo e quindi ci siamo accordati con la maestra che andrà anche lui. Poi c'è la pistola d'acqua che ha preso mia mamma per Alex, questa borsa dove ho messo le scarpe, infradito, la borsa diciamo della nanna che ancora non è finita, qua ci sono i due lenzuoli, i due cuscini, poi aggiungerò latte, biberon e peluche dei gemelli, l'acqua da avere sempre a disposizione, i giochi che ho comprato per il mare per Alex, la palla, poi metterò in un sacchetto e qui ho un po' di cose da spiaggia tra cui asciugamani e i due salvagenti, l'altra borsa preparata con accappatoi, asciugamani per il mare e una piscinetta piccola da gonfiare al momento e da tenere in riva al mare. E poi qui, scusate il fiatone, ma sto facendo le corse, ho tutte le pappe, biscotti, cracker che mi possono servire in quei giorni al mare. Infine, qui ho le ultime cose da mettere dentro, tra cui protezione sole, i telini da mettere sui seggiolini in macchina per non farli sudare, i vestiti per partire e insomma le ultime cose. Ora vi devo anche far vedere questi e ora ve ne parlo, ve li faccio vedere un attimino. Praticamente questo è un telo fasciatoio da viaggio molto comodo e questo è praticamente da inserire all'interno della borsa. Mi è arrivato giusto l'altro ieri del marchio Lilibel. Allora, questi due inserti da borsa secondo me molto pratici perché come vedete sono dotati delle taschine dove poter mettere dentro un po' di tutto. Mi sono stati omaggiati da questo marchio Lilibel, veramente molto carini perché mi hanno scritto: cara Adriana, divertitevi con la vostra Lilibel. Il codice sconto è del 20% e si chiama Adriana20. Cordiali saluti. Quindi insomma, se avete piacere vi lascio anche il link. E adesso voglio provare a inserire questa dentro questa borsa che sarà quella come sempre che porto sul passeggino per i gemelli. E niente ragazze, questa è un po' l'organizzazione, la roba sicuramente è tanta, ma non ce n'è altra per fortuna. In più volevo farvi vedere che appenderò alla macchina questo tascone multitasca, non so come chiamarlo. Vedete? Ha il cinturino e vediamo se riesco a farvi vedere. Lo appenderò sul sedile e qua dentro metterò un po' di cose che potrebbero servire, infatti avevo portato giù i pannolini da tenere diciamo in macchina sia per quando arriveremo al mare sia per quando torneremo a casa, quindi metto dentro due straccetti che possono servire, poi mi terrò vicina l'acqua, insomma cose da non dover diventare matta per tirarle fuori, i vestitini. E lo appendo lì, qualcosa da mangiare anche per Alex se gli viene fame e basta insomma. Adesso qui dentro metterò le ultime cose da portare in spiaggia e poi ci dovrei essere. Adesso vedo di far stare questo qui nella borsa. Thank you.
Buongiorno ragazzi, bentornati in un nuovo video. Buongiorno. Buongiorno. Allora, oggi è lunedì 23 maggio ed è giorno di partenza. Sono le 6:30 circa. Io sono dietro con i gemelli, un pochino stretta, ma ci sto. E stiamo finalmente partendo. La famiglia Draculini. Destinazione Jesolo. Transilvania. Stiamo andando all'hotel, il navigatore dà più o meno 1:20, quindi insomma dovremmo farcela. Partiamo con un tempo un po' grigio, speriamo di arrivare con un tempo migliore. E quindi ora buona partenza a noi, buon inizio di settimana a voi, buon lunedì e ci teniamo aggiornati, quindi ci rivediamo dopo. Siamo arrivati alle 8:30, ora sono le 9:15, c'è un po' di aria, infatti ho cambiato i gemelli, stiamo andando a vedere il nostro posto spiaggia, peccato per il tempo. Rieccoci, sono le 9:30, noi siamo arrivati da circa un'oretta. Ciao. Purtroppo il tempo non è dei migliori e niente, quindi ho dovuto anche cambiare i gemelli, la stanza non è ancora pronta ma lo sapevamo, ce la daranno intorno alle 11 e ora stiamo passeggiando sul lungomare. I gemelli per ora sono abbastanza tranquilli, Alex ha già raccolto qualche conchiglia e adesso andiamo un po' a vedere il centro e a fare merenda, perché i gemelli hanno fatto la colazione con noi in autogrill e adesso devono fare un po' di merenda. Comunque diciamo che se è illuminato un po' dalla luce del sole si sta anche bene, infatti sono leggermente sudata. Con loro ovviamente ho sempre paura, colpi d'aria e quant'altro, però che dire, essere al mare è bellissimo. Ora vi lascio qualche clip e poi sicuramente facciamo la room tour quando ci daranno la camera, quindi ci riaggiorniamo tra poco.
Sono 11 meno un quarto. Siamo nella parte esterna dell'hotel. Stiamo aspettando la camera che è quasi pronta. Ci siamo fermate in uno dei tanti bellissimi bazar. Abbiamo preso le bombe d'acqua, la molla che sta usando un'altra in realtà di Alex, due paperette. Ecco, una finita a terra. E poi ho visto questa mutandina più bassa da mettere con i costumi che ho preso di Shane. Vediamo se riesco a metterla. Boh. E poi abbiamo preso il souvenir della vacanza, che è questo, con scritto Jesolo. Quando eravamo andati a Caorle ne avevamo preso uno simile, l'abbiamo appeso poi al frigo, e ovviamente questa volta abbiamo preso questo che è simbolo ricordo della prima vacanza, 25. I gemelli per ora sono abbastanza tranquilli, adesso aspettiamo di andare in camera così facciamo il room tour. Eccoci qua, siamo in camera, siamo appena entrati. Alex e Liam sono lì, qui c'è Nathan, la camera è piccolina però è carina, è pulita, qui c'è il bagnetto con la doccia, qui il lettino di Alex e qui il lettone matrimoniale, adesso qua in mezzo metteremo il box. E ora vi lascio una clip così la vedete meglio, giro la videocamera. Allora, qui è l'entrata. C'è il mobile con gli asciugamani, il lettone, una bella finestra, il lettino dove dormirà Alex, qui abbiamo Natanino, qui è il papà che ha portato tutte le valigie e di qua c'è il bagnetto. Aspettate, ecco qui. Ora in carrozzino lo possiamo lasciare fuori, eh? Va bene. Noi siamo un po' sul lettone. Alex e mio marito sono andati a prendere le altre borse. La camera è veramente semplicissima, ragazzi, però va bene così, nel senso che c'era una bella offerta e ne abbiamo approfittato, nel senso che pensione completa mi pare che è sui 40 euro, quindi insomma ci adattiamo più che volentieri. Ecco, quello che mi dispiace è che scusate ma sti due, guardate piano, è che il tempo non è dei migliori purtroppo, infatti loro li tengo così, meno male che ho portato dei pantaloni lunghi, meno male. E niente, insomma, ho comprato la molla d'Alex, ovviamente Nathan l'ha fregata, alla fine le paperette per loro non le guardano, a saperlo prendevo tre molle. va bene, dai. Comunque noi adesso stiamo un po' qui e aspettiamo insomma l'orario della pappa, così ci hanno detto che possiamo entrare mezz'ora prima perché il pranzo è dalle 12:30 e così insomma alle 12 facciamo mangiare loro, ecco. E niente, insomma, credo che con oggi vi farò vedere insomma la sala pranzo e lascerò lì la clip. Eccolo, bravo! Allora ragazzi, ho sistemato un po' le cose all'interno dei mobili, ho preso delle cose di mio marito, qui dei bambini per dopo, per tutti e tre, qui ci sono i giochi per la spiaggia, le cose per la spiaggia e qui ho messo altre cose di mio marito e qua nulla, scarpe, asciugamani extra per la spiaggia, qui ci sono un po' di cose dei gemelli, dopodiché qui ci sono loro due e di qua ho messo praticamente qualche cosa di mio, spero di mettere questo vestitino che avevo comprato l'anno scorso a fine estate e qui le cose per la notte per i gemelli, quindi ho messo il latte, le bottiglie, il termos, i biberon,
Io non posso stare senza i miei libricini per scrivere. Ho portato da casa questi e ho fatto bene per le zanzare. E qui ho messo delle cosine mie, gonnelline, pantaloncini, mutande. No, amore, scarpe qui, tutte le cose per mangiare dei gemelli. Gemelli, Alex, il bagno è di là e qui insomma c'è il computer. E niente, qui insomma un po' di marito in doccia e niente, questo è un po' il tutto. Noi siamo a tavola, adesso facciamo la pappa, finisco qua il video, vloggerò nel pomeriggio serata e ci vediamo alla prossima. Ragazze, vi avevo salutate prima, ma ci tenevo a farvi un saluto un po' più con calma. Allora, noi siamo in camera, ho sistemato così i gemelli, lì c'è Alex, mio marito, fa ridere sta cosa, è andato a casa a prendere l'altro passeggino, quello solito che vedete nei video, perché questo qua rosso è veramente troppo scomodo. Il bambino che sta dietro praticamente sta così. Io credo che quello lo sfrutteremo quando avranno almeno 2 anni, nel senso che ora proprio è scomodissimo, anche perché la parte dietro è per far stare le gambe dritte e quindi lui fa di sta da casa 1 ora e 10 circa, ha detto vado, approfitto ora che dormono nel pomeriggio ed è andato a prenderlo, quindi poi in qualche modo lo faremo per il ritorno a casa, insomma, ma almeno quello lì è una gran bellezza, quel passeggino, veramente, soldi spesi benissimo. E niente, noi abbiamo mangiato bene, abbiamo mangiato le penne all'arrabbiata, io e mio marito, e le penne a ragù Alex, per secondo io e mio marito scaloppina ai funghi con la polentina, Alex ha preso le uova strapazzate, e i gemelli hanno fatto la pappa prima, quindi mi hanno scaldato le pappe pronte, l'hanno mangiata per bene e poi stasera ci faremo scaldare le pappe prima in modo da farli mangiare prima, insomma, loro. Scusate i capelli, ma dato che mio marito è andato a casa gli ho detto di portarmi anche il phon perché qua non c'è, quindi ci sentiamo un po' proprio i classici italiani, quelli dei film, avete presente Jerry Calà, quei film degli italiani squattrinati che vanno in vacanza e gliene succede di ogni, il bagno piccolino, niente phon, insomma. Comunque non è per lamentarsi, ovviamente poi arrivano tutte le critiche, ma è per fare 2 risate, l'importante è essere venuti al mare, stare insieme, avere insomma quello che serve e va bene così. Comunque adesso speriamo che questi due si addormentino, io mi sono messa in una mise molto semplice, vedete? Sono fatta una doccia al volo, poi i capelli li laverò penso stasera quando avrò anche il phon, perché altrimenti c'è troppa arietta per lasciarli sciolti. Qui è comodo perché c'è la tapparella e comunque vi devo dire la camera è piccolina, però si sta benissimo perché guardate qui i gemelli, lì Alex qua dietro noi, negli armadi comunque ho fatto stare gran parte delle cose, le valigie le ho messe qua sotto, quindi stiamo bene, il clima c'è nel caso ci fosse bisogno, quindi insomma c'è tutto, ecco. Domani è martedì e la classe di Alex sarà qui a Jesolo dove siamo noi, perché vanno
alla fabbrica della scienza, quindi sta circa 3 km da dove siamo noi, e quindi poi mio marito domani mattina lo accompagnerà e farà insomma fino alle 4 con i suoi compagni, poi loro torneranno a casa e mio marito tornerà a prenderlo, ecco. E niente ragazzi, ora vi saluto con un po' più di calma. Spero che questo primo vlog di vacanza, non so ancora come lo chiamerò, vi sia piaciuto. Vloggerò tutti e 3 giorni, quindi ci farete compagnia. Questo video lo vedrete il 2 giugno perché ne ho programmati altri, proprio per essere sicura che insomma mentre ero via uscissero i video. E niente, ci vediamo alla prossima. Io vloggerò nel pomeriggio serata e quindi ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ciao, ciao, ciao!